Grazie Stefano della tua presenza, è stato un piacere trovarti dopo qualche tempo. Stefano, tu qui hai giocato nell'anno, diciamo un po' così, che ricordano gli almanacchi, le statistiche della retrocessione, però fu un anno molto particolare, no? Perché ci fu un inizio difficile, 6 partite, 1 punto, poi tornò il buon Marino Bergamasco e quasi lì si sfiorò il miracolo, l'impresa di una salvezza che forse nei poteri del palazzo impedirono alla San Benedettese di realizzarla. La partita con il Vicenza in casa è quella un po' che ha fatto la storia. Quella di Olivieri, no? Olivieri, Il mio amico Olivieri, sì. No, intanto buonasera a tutti. Io credo che per me sia stato l'anno fondamentale. Io ero giovanissimo, avevo 21 anni, e mi ha permesso, tu sai che c'era Piggino quell'anno che aveva fatto dei buoni campionati a San Benedetto e era quotato. Io venivo Livorno. da Livorno tramite l'Inter e mi è stata offerta questa possibilità che l'ho sfruttata al massimo anche grazie ai San Benedettesi, perché io ho conosciuto la famiglia Leli, Aldo e sua moglie, dove fino a che non sono morti tutti e due io non ho mai pagato una lira, non mi ha fatto Era mai sempre pagare un ospite. pranzo, è sempre ospite. Pazzesco. Poi quell'anno dal pubblico di San Benedetto ho avuto la possibilità di vincere il premio del miglior giocatore della San Benedettese e poi da lì è spiccato il mio volo e il bello di San Benedetto è che mi hanno amato ancora oggi, dopo 42 anni, sono passati Sono passati. 42 anni. Io ogni volta che vengo a San Benedetto credo che sicuramente non pagherò mai niente. Senti, il tuo Ballarin, Maurizio lo ha scritto in questo libro e poi lo presenteremo. Il tuo Ballarin cos'è stato? Il tuo ricordo qual è? Beh, un campo di allenamento duro e morbido. Si usava la segatura quando pioveva, c'era tantissimo fango, mi ricordo gli alberi, i guardalini che stavano a 2 metri dalla linea di palo laterale perché c'era qualcuno che con l'ombrello li prendeva per il collo. Però io poi mi sono accorto dopo l'anno dopo Avellino che era ancora peggio. Era ancora peggio perché si chiudevano le luci del sottopassaggio e si picchiava. Era anche quello, diciamo, calcio. Era il calcio che quando dici adesso capisci chi è che vince oggi? Senti, domenica c'è la finale, approfitto della tua presenza per strapparti un pronostico di questa squadra del marchigiano Roberto Mancini. Facciamo un applauso a Roberto Mancini che fra l'altro quest'anno la Regione Marche lo ha scelto come testimonial appunto nella rappresentazione del territorio. E che Italia sarà quella di domenica contro l'Inghilterra? Beh, la goduria più grande per un interprete di queste finali è quando vinci a casa degli altri, a casa loro, quando vedi piangere 60.000 persone, è la cosa più bella che ci possa capitare. Speriamo che possa essere così, incrociamo le dita.